è il tempo, non tanto oggi perché ormai siamo diciamo a metà giornata, ma soprattutto come sarà nei prossimi giorni. Ci sarà ancora questo caldo oppure magari arriverà qualche precipitazione a dare un po' di tregua e anche soprattutto un po' di tregua per l'emergenza idrica. Vediamo che cosa ci dice il nostro tecnico meteorologo Giovanni De Palma. Buongiorno Marina, buon Ferragosto a te e a tutti i telespettatori. Sta cambiando la situazione meteorologica sulla nostra penisola, anche se dopo una mattinata all'insegna del bel tempo su gran parte delle nostre regioni centrali, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti con possibili temporali sulle aree interne entro il tardo pomeriggio sera, localmente in estensione sul versante adriatico. Vediamo tutto iniziando dalle immagini dal satellite: si attenua l'alta pressione, giungono le correnti atlantiche dal Mediterraneo occidentale. Forti temporali sul Golfo Ligure e sulla Sardegna nelle prossime ore, ma l'avvicinamento dell'instabilità verso le nostre regioni centrali porterà allo sviluppo di addensamenti e di temporali sulle aree interne. Dopo una mattinata all'insegna del bel tempo, quindi sono attesi dei rovesci e dei temporali in estensione sul versante adriatico. Questa è la carta del tempo: l'anticiclone africano in ritirata, avanza l'instabilità, l'area di instabilità presente sul Mediterraneo occidentale avanzerà gradualmente verso la nostra penisola. E quindi attenzione ai temporali possibili nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata anche sulle nostre regioni. Questa è la carta del tempo prevista per le prossime ore, con addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, possibili rovesci anche a carattere temporalesco, inizialmente più probabili nella Marsica, sull'Aquilano, sulla Valle Peligna, in estensione poi entro la serata anche verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Insomma, rischio di temporali che occasionalmente potrebbero raggiungere le aree costiere, ma si tratta di una possibilità. In attenuazione i fenomeni in nottata e nelle prime ore della mattinata di domani, ma come anticipato nei giorni scorsi, l'alta pressione tendrà ulteriormente ad attenuarsi e nel fine settimana assisteremo ad un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche. Giungerà una perturbazione di origine atlantica che spazzerà via il caldo e l'afa di queste ultime settimane, ma porterà anche forti temporali sulle nostre regioni, soprattutto tra domenica e lunedì. Quindi attenzione ai forti temporali, ovviamente poi di questa situazione ne riparleremo nei prossimi collegamenti. È tutto Marina, buon Ferragosto a te e a tutti i telespettatori di Rete 8. A te la linea.